Claudia, l'artista che oggi presenta questa bella mostra Tratti e ritratti rosa, assieme a Giovanni Fiammingo, un autore con il quale hai deciso di collaborare per mettere insieme questa bella mostra qui a Spazio 4. Sì, 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 è proprio vero quello che hai detto, sono molto contenta e spero che le mie opere piacciono. E diciamo che il punto in comune tra voi due artisti è la donna, sembra quasi banale dirlo, ma quel tocco di rosa è presente sia nelle due... dipinge tutte, esatto, le donne, esatto, perché sono una donna che esattamente dipingo. Esattamente. Sì, sì. Alcune delle tue opere hanno anche vinto premi che sono qui esposte, sì, questa sera. Sì, 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 sì. C'è il premio di Monte Carlo, che è praticamente questo qui, che si chiama Asiago. Vieni che te lo illustro. È questo, che si chiama Asiago. E poi c'è... aspetta, vediamo se riesco a vederlo. Ma anche quelle che mi hai fatto vedere prima vanno... Ok, questo ha partecipato a Monte Carlo e poi questo qui è stata fatta la critica da Vittorio Sgarbi e ha partecipato all'annuario degli artisti contemporanei 2023. Questo qui ha partecipato al tour degli USA biennale adesso del 2023-2024. Senti, diciamo un po' poco fa, apparentemente sembrano dei disegni molto semplici, però che tecnica usi? Allora, io ci metto dentro qualcosa. Questo l'avevo capito. Sì, cioè se tu guardi il disegno in primo impatto, cioè tu ci vedi un'immagine, poi se tu ti avvicini ci vedi tante piccole altre immagini che conciliano tutto quanto il disegno e lo compongono, diciamo. È come se fosse un quadro dentro un quadro. Un riempitivo, ecco, sì. Tutti... Va bene, usiamo un termine archeologico, campiture, chiamiamole così, no? Ecco, sì, perfetto, brava. Brava, brava. E questa mostra sarà fruibile, madre questa, sì, sarà fruibile fino al 12 aprile qui a Spazio 4, giusto? Sì, qui a Spazio 4 fino al 12 di aprile, quindi tutti coloro che vogliono vederla possono benissimo venire qui a trovarla. Perfetto.